Mobile Bienno porta a casa la prima vittoria della stagione 2019-2020 del campionato di Serie C FIPAV contro la Corus Volley Bergamo con il risultato di 3-1. Le orobiche coetanee delle giovani Pro Bowl hanno subito l'esperienza che le biennesi hanno accumulato nei campionati giovanili e che tanti risultati ha portato nella scorsa stagione. La partenza della gara è in sostanziale equilibrio sul 5-5, i cambi di formazione non sono preponderanti perché Pro Bowl gioca bene e il risultato arriva subito sul 12-9. La Corus chiama il primo tempo sul 15-11 per le padrone di casa che però prendono fiducia e si portano sul 17-12 grazie anche ai grandi salvataggi di Bertoletti. Le ospiti cercano di rompere il ritmo della gara sul risultato di 20-14, ma Promo Ball con Papa riesce a disorientare le avversarie servendo palle tutt'altro che scontate e il primo set si chiude sul 25-15. All'inizio del secondo tempo Promo Ball riparte con lo stesso sestetto, cioè Papa, Gannar, Basalari, Marinoni, Gasparini, Salvetti. Partono meglio le ospiti della Corus che si portano avanti di qualche punto fino al 2-7. Promo Ball vive un momento di scarsa lucidità e non riesce a recuperare finché Johnny Taramelli, allenatore delle biennesi, chiama il primo tempo sul 5-11. Il primo tempo serve a riprendere il ritmo di gara e infatti il recupero portentoso porta la situazione sull'8-11 e poi, dopo il turno di Salvetti la battuta, al 14-11. La gara è sul filo del rasoio, 15-14 e poi 19-19, con un susseguirsi di colpi ben piazzati da entrambe le parti. Sul 23-22 Turina entra al posto di Gasparini e sul filo di lana Promo Ball chiude il set da vincitrice con il risultato di 25-23 e una prova di carattere chiara. Ancora invariata la formazione di partenza di Promo Ball all'inizio del terzo set. La partenza non è delle migliori, con Papa che cerca di metterci una pezza portando Promo Ball sul 3-4 e Gasparini che mette a segno l'ace del pareggio sul 4-4. Le ragazze della Corus però allungano fino al 6-8 e Johnny Taramelli chiama il primo tempo del terzo set. Sul 10-13 doppio cambio di Giulio su Salvetti e Bergamaschi su Papa. Il set ha poco da raccontare se non di una perdita di lucidità generale di una Promo Ball sottotono che si lascia sopraffare momentaneamente da una Corus con il pallino del gioco in mano e che tiene viva la partita portando a casa il terzo set con risultato di 18-25. Il quarto ed ultimo set inizia con il sestetto titolare che ha offerto stabilità in campo nelle prime fasi di gioco. Nonostante una buona partenza però Promo Ball soffre le giocate avversarie e Taramelli, allenatore delle biennesi, è costretto a chiamare il tempo sul 7-8. Fino al 7-11 la situazione non cambia, poi Promo Ball cambia marcia e sul 15-16 dopo un grande recupero le bergamasche chiamano un tempo per spezzare il gioco avversario. La partita però ha preso una china chiara, il 19-17 diventa un 22-19 e Bergamaschi con un ace regala la prima vittoria nel campionato di Serie C per questa stagione a Promo Ball Bienno sul 25-19 e sul risultato finale di 3-1 per le padrone di casa.